deputati colleghi. Ieri sono rimbalzati sui media e anche via web le dichiarazioni di una collega, la deputata Maria Anna Madia, appartenente al gruppo del Partito Democratico, espresse in occasione di una iniziativa locale del suo partito martedì scorso a Roma. La collega deputata ha fatto delle affermazioni di merito riguardo al suo gruppo parlamentare, che riteniamo abbastanza gravi e per le quali il Movimento 5 Stelle desidera coinvolgere la Presidenza della Camera. La deputata, parlando del comportamento del suo partito all'interno del Parlamento, ha dichiarato testualmente: ho visto opacità, ho visto un sistema che non chiamerei neanche di correnti, ma di piccole e mediocre filiere di potere. Ho visto veti incrociati per mantenere tutto questo e tutto questo l'ho visto da chi oggi ancora ci dirige. Se poi vado al locale, parlando di Roma, non ho paura a dirlo, ho visto delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio. La collega Madia inoltre ha dichiarato anche, venendo al tema del finanziamento, ci sono nel Partito Democratico campagne elettorali che hanno a disposizione centinaia di migliaia di euro e invece campagne che vivono con la mediocrità dei mezzi in modo trasparente e pubblico. Bene. Allora voglio adesso ricordare le parole del Presidente del Consiglio Letta, che fa parte dello stesso partito della collega, parole che stridono con quello che ha descritto la collega. Letta al momento del suo insediamento affermava che è importante collegare il tema del finanziamento ai partiti a quello della democrazia interna, attuando finalmente i principi della sua democrazia interna, incorporati nell'articolo 49 della Costituzione, stimolando quindi la partecipazione dei militanti e garantendo la trasparenza delle decisioni e delle procedure. Bene, il Movimento 5 Stelle chiede dunque alla Presidenza che si faccia carico, nell'ambito delle sue prerogative, di fare luce sulle dichiarazioni e sui fatti, anche criminosi, denunciati dalla collega, per verificare la fondatezza e in modo che quest'Aula possa essere deliberatamente informata. Dovrebbe concludere. Grazie. E la cosa su cosa succede in uno dei partiti di maggioranza che indirizza l'attività legislativa del Parlamento e guida il Paese e i suoi uomini al governo. Voglio intervenire anch'io sullo stesso argomento, dicendo al collega che se questa è l'ora della lettura di qualche gossip, noi siamo poco interessati. Può leggere l'intervista della collega Madia sul Corriere della Sera, che ha smentito tutte quelle dichiarazioni che sono state lette. La collega Madia è una collega seria che lavora in questo Parlamento, lavora seriamente sui problemi, non si occupa di mediocri polemiche che sono state invece strumentalmente fatte in quest'Aula. Cosa ho visto in Parlamento, diciamo nel Partito Democratico che ha gestito il gruppo parlamentare dall'inizio di questa legislatura? Ho visto ipocrisia, ho visto opacità, ho visto un sistema che non chiamerei neanche di correnti, ma di piccole e mediocre filiere di potere, che però sono attaccate così al potere, non vogliono cedere di un millimetro. Ho visto veti incrociati per mantenere tutto questo. E tutto questo io l'ho visto da chi oggi ancora ci dirige. E questo è il livello alto, è il livello nazionale. Poi se vado al locale, anche qui parlo di quello che conosco, quindi parlo di Roma, beh, insomma, sulle primarie dei parlamentari si possono dire tante cose, non è il miglior modo di selezionare la classe dirigente, ma certamente averle fatto mi ha fatto vedere delle cose. E io ho visto, Fabrizio, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio.